Filmini e Don Bosco presentano Santa Bernardetta su Birù. Quadri di Nino Musio. Commento di Giuseppe Bassi e Andrea Paolini. Ecco Lourdes, all'alba dell'11 febbraio 1858. Un povero paese ai piedi dei Pirenei, ai confini di Francia, ignoto al mondo e quasi vergognoso d'essere scoperto nella sua miseria. Eppure in questo luogo, in quell'11 febbraio 1858, si svolsero i fatti meravigliosi che ora ricorderemo insieme. Nel più umile tugurio di Lourdes, una vecchia prigione abbandonata, abita la famiglia del mugnaio Francesco Soubirou. La famiglia è povera, anzi misera, e si vive alla giornata. Mi raccomando, fanciulle, portate a casa della legna, perché non abbiamo neppure un ramo secco da accendere. Sta tranquilla, mamma, vedrai quanta legna ti porteremo. State attente a non prendere troppo freddo, non mettete i piedi nei torrenti. Tu, Bernadetta, prendi questo capelletto e copriti bene. Andate ora e fate presto. Le tre fanciulle scesero per la via dei piccoli fossi verso il ponte romano sul Gav. Passarono il canale presso il mulino di Savy, giunsero fino alla confluenza con il fiume. Ne abbiamo fatta di strada, ma legna non se ne trova, neppure l'ombra. Ehi, sull'altra riva ci sono degli ossi. A venderli si guadagnerebbero almeno 3 soldi. Andiamo a prenderli, svelta, Gianina. E io come faccio? La mamma non vuole che metta i piedi nell'acqua. Arrangiati come puoi, noi siamo già arrivate. Aspettatemi, vi prego, aspettatemi, vengo anch'io. Il luogo dove Bernadette si trovò era squallido e quasi pauroso. Il pertugio della grotta di Massabiel sembrava un occhio cupo, severo. Cos'è questo vento? Che strano. Il cespuglio di rose sopra la grotta si è mosso. Ma mi sarà sembrato. Ancora il vento. Oh, nella grotta di Massabiel c'è un globo di fuoco. No, non è un globo, non è un fuoco. È una bella signora e mi sorride. Incantata, davanti a quella visione, Bernadette si inginocchia, si fa il segno di croce e prende tra le mani la sua corona di palline nere. Anche la bella signora si fa il segno della croce e prende tra le mani un lungo rosario di perle lucenti. Non alterna le Ave Maria con la fanciulla, ma resta muta come in ascolto e solo al Gloria Patri le sue labbra si muovono leggermente e il capo si inchina. Dopo la preghiera, salutata Bernadette, scompare. Non avete visto niente voi due? No, perché? Niente, niente. Non è vero, hai visto qualcosa. Avanti, dillo. Ho visto una bella signora vestita di bianco e con una cintura azzurra ai fianchi e 2 rose d'oro sui piedi. Ma non dovete dir nulla a nessuno, promettetelo. Va bene, va bene. Promesso. Certo che me l'hanno detto. Bernadette, cosa ti passa in testa? Parlare di visioni, di signore con le rose d'oro. Fandonie sono. Abbiamo già tanti fastidi in casa. Guai a te se rimetti piede nella grotta di Massabiel. Oh no, mamma. L'ho vista davvero, la bella signora. Credimi, davvero. Com'era la tua signora, Bernadette? Ragazze, ecco un'idea. Domenica tutta la classe andrà alla grotta con Bernadette a vedere se c'è. Zitte, pettegole. E tu, Bernadette, faresti bene studiare di più il catechismo. Non è bene inventare storie di questo genere. E la fanciulla intuì che quella che le era sembrata la sua gioia più grande sarebbe diventato anche il suo piccolo calvario. Domenica 14 febbraio, alla porta della chiesa parrocchiale dopo la messa cantata. Allora, Bernadette,
guidaci alla grotta di Massabiel. Guarda, abbiamo con noi dell'acqua benedetta. Così se la tua signora viene dal cielo resterà, ma se viene dal diavolo se ne andrà. Ci verrei volentieri, ma la mamma non vuole. E io le ho promesso. Via, che... andiamo tutte a chiederle il permesso. Ma sì, venite. Andiamo, sì. Mamma Luisa, esaurite tutte le ragioni per negare alla figliola il permesso, la rimandò alla decisione del padre. E sta bene, visto che le tue amiche insistono. E poi vedo che anche tu sei ansiosa di correre alla grotta. Ma andate, andate, e tornate presto. Grazie, babbo. Grazie, signor Subiru. Non faremo nulla di male. Corriamo, ragazzi. Giunte alla grotta, in attesa della signora, recitarono il rosario. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Eccola! Sorride! Ci saluta! Questa è acqua benedetta. Se venite da Dio, e la bella signora continuò a sorridere amabilmente. Poi avanzò dal fondo sino a sfiorare con i piedi l'ingresso della grotta. Bernadette fissò il volto dolcissimo della signora e cadde in estasi. Mia sorella muore! Guardate il suo viso! Io vado al mulino Savi per chiedere aiuto! Bernadette, rispondi! Non morire! Non spaventatevi, signora Subiru, non è niente. Quando le ragazze mi hanno avvertito che Bernadette stava male, io sono corso subito. L'ho chiamata per nome diverse volte, ma non mi ha mai risposto. Continuava a fissare un punto della grotta e sorrideva. Ecco, proprio come sorride adesso. Grazie, Antonio. Abbiate pazienza. Bernadette ci rende ridicoli di fronte a tutti. Portatela dentro, per favore. Subito, signora. Ma non picchiatela, per amor del cielo. Vostra figlia è un angelo. Oh, mamma, perdonami. È così bella quella signora. Le voglio tanto bene. Vorrei andarmene con lei. Mio Dio, non prendetemi la mia bambina. Insomma, Antonio, anche tu sei rimasto incantato da mia nipote Bernadette. Io dico che Nicolò sogna ad occhi aperti, come quella ragazza. Hai ragione. Sì. E poi perché viene a raccontare queste favole proprio qui, perché? All'osteria? Perché le racconterei a tutta Lourdes, a tutta la Francia, a tutto il mondo. Io non ho mai visto nulla di più bello del volto di quella fanciulla inginocchiata davanti alla grotta. Pare incredibile che in pieno secolo XIX si dia credito a certe superstizioni insulse. Per me la ragione è chiarissima. Anche per me. La storia di Bernadette è tutta una montatura dei preti per sovvertire l'ordine dello Stato. Signora Subiru, deve assolutamente permettere che Bernadette mi accompagni domattina alla grotta di Massabiel. Vedova Mille, mio marito non vuole che ritorni in quel luogo, abbiate pazienza. Insisto, perché quella visione non è altro che l'anima della mia diletta nipote Elisa, morta da poco tempo. La voglio vedere. Non posso permettere che Bernadette vi accompagni. La sua salute non sopporterebbe una nuova emozione. Dimenticate quanto lavoro vi do e quanto vi faccio guadagnare ogni settimana. No, no, vedova Millet, non lo dimentico. Verrà con noi anche la signorina Antonietta Peire. Se date il permesso a Bernadette, saprò essere riconoscente. Ma... e sta bene. Domani mia figlia vi accompagnerà alla grotta. E così la mattina del 18 febbraio, alle prime luci dell'alba dopo aver ascoltato la messa, le tre donne scesero verso Massabiel. La signora Millet portava in mano un cero benedetto, il primo cero della grotta di Massabiel. Giunte alla grotta, le tre donne si inginocchiarono per la recita del rosario. Ma subito Bernadette incominciò a sorridere alla visione che già le si presentava innanzi, quasi in attesa.
La signorina Peyre tirò fuori un foglio di carta, penna e inchiostro. Prendi e va dalla signora. Dille che scriva il suo nome e i suoi desideri. Volete scrivere, bella signora? Quello che devo dire. Non è necessario metterlo per scritto. Abbia la bontà di venire qui per 15 giorni consecutivi. La bella signora non disse queste parole nella lingua francese, ma nel rozzo dialetto di Bernadette, usando per di più il lei che tanto impressionò la fanciulla. Certo, non è facile darmi un consiglio. Sono cose così strane. Ma Bernadette è sempre stata una ragazza sincera. Non vedo quindi perché proprio noi, suoi parenti, non le si debba credere. Ma sì, sì, permettetele di andare alla grotta per 15 giorni, come ha chiesto. Anzi, accompagnatela voi stessi, ogni mattina. Così, a cominciare dal giorno 19 febbraio, i Subirù scesero all'alba di ogni giorno da via dei Piccoli Fossi alla grotta di Massabiel. Bernadette, arrivando, si metteva a pregare e pochi istanti dopo, alla vista della signora, entrava in estasi. Il suo volto assumeva un'espressione di bellezza incomparabile. Guardandola, tutti avevano come la sensazione della presenza di qualcosa di sovrumano e di celestiale. Ogni giorno dopo le apparizioni, Bernadette tornava sollecita a casa, dove preparava con cura la sua borsa di scolara. A scuola si perdeva volentieri nel gruppo delle compagne, frenando anche il suo carattere di solito allegro per restare meglio nascosta. Come autorità civili di Lourdes, dobbiamo impedire che quella fanciulla ritorni ancora alla grotta di Massabiel. È uno scandalo. Sono trascorsi appena 3 dei 15 giorni richiesti dalla cosiddetta bella signora e masse di popolo si radunano già alla grotta. Tutta la Francia ride alle nostre spalle. Il clero si è chiuso nel più assoluto riservo. Sembra addirittura che ignori tutto quanto. Bene, bene, questo dà forza alla nostra decisione. Se siete d'accordo, propongo di intimorire Bernadette e i suoi genitori, minacciando gravi bene se le permetteranno ancora di andare a Massabiel. D'accordo, bene, d'accordo. Il procuratore, bene, signor Vital Dutour, è pregato di provvedere con urgenza. La seduta è tolta. Come ti chiami? Bernadette Subirù, signor procuratore. Quanti anni hai? 14. In paese è successo un gran chiasso per colpa tua. Non hai paura di essere castigata? No, signore. Allora hai intenzione di continuare a chiamare gente alla grotta con le menzogne che vai raccontando? Ma io non ho mai detto menzogne. La signora la vedo davvero e la gente viene alla grotta perché ci vuol venire. La conosci tu, questa signora? No. Sai il suo nome? No, non me lo ha mai detto. Che età avrà pressappoco? 16. Ho 17 anni. E tu dici che è molto bella. Credetemi, signore, è più bella di qualunque altra cosa al mondo. Signor procuratore, siate paziente. È solo una bimba. Paziente? Caro signore, lo sarò quando voi farete in modo che tutta questa storia inventata da vostra figlia finisca il più presto. Voi, come padre, siete responsabile di tutto quello che fa. Mi è testimone Dio che non desidero altro. Queste cose che succedono sono la nostra rovina. Bernadette, la mattina dopo, trattenuta dalle minacce del procuratore, non osò recarsi alla grotta. Ma nel pomeriggio, attratta da una forza misteriosa, vi andò. Quel pomeriggio, però, la bella signora non apparve. Bernadette, disorientata, cercò una spiegazione sul volto dei presenti, dicendo ingenuamente: ecco perché non appare, ci sono i gendarmi. Oh, questa è proprio bella. Sappi, cara ragazza, che la Santa Vergine non ha paura dei gendarmi. E voi non fate gli sciocchi, su, avanti, tornate a casa. Dovete finirla con questa stupida commedia, avanti, tornate a casa. Nei giorni seguenti, la bella signora apparve puntualmente. Il 24 febbraio, durante l'apparizione,
I presenti videro come una nube di tristezza passare sul volto di Bernadette. Poi la fanciulla si chinò e baciò la terra. Tutti, istintivamente, ripeterono lo stesso gesto. Bernadette riferì che la signora le aveva detto con voce velata di pianto: penitenza, penitenza, penitenza. Baciate la terra per i peccatori. Il giorno dopo, la signora indicò un lato della grotta per terra e disse: vada a bere e a lavarsi alla sorgente. Ma dov'era la sorgente? Scavando, Bernadette non ebbe in mano che un pugno di terra fangosa. Portò quel pugno di terra fangosa alle labbra, ne aspirò il poco umidore che racchiudeva, poi si stropicciò con quello la fronte e le gote, restandone tutta imbrattata. Un istante dopo, ecco Bernadette correre sul fianco della collina, strappare un ciuffo d'erba barbicato tra i sassi, metterlo in bocca, masticarlo, deglutirlo. Ma quella fanciulla è pazza! Ma sì, com'è possibile che una visione celeste faccia fare certi gesti? Bernadette è furba, ci prende in giro tutti quanti! Non dobbiamo più assistere alle sue pagliacciate! No, basta! Andiamo via! Ma sì, lasciamola sola! Lasciamola sola, via! Tutto sembrava finito alla grotta di Massabiel. Lì per lì nessuno si era accorto che uno zampillo d'acqua purissima fluiva dal buco scavato da Bernadette. E il giorno dopo quello zampillo era un rivo che scorreva cercandosi una strada verso il Gave. Ma cosa fate, buona donna? Il vostro bimbo ha una febbre mortale. Se lo immergete in quest'acqua morirà. Io credo alle apparizioni della bella signora. Quest'acqua è benedetta e lo guarirà. Era un gesto pazzesco. Ma la fede meritava il premio. Ecco, il bimbo si rianima, si alza, cammina. È il primo miracolo di Lourdes, la risposta della signora. Vada a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella. Questo fu l'incarico che la signora diede a Bernadette nell'apparizione del 27 febbraio. Tu sei Bernadette, quella ragazza di cui si raccontano tante storie. Vieni pure avanti. La bella signora mi ha incaricato di dire ai sacerdoti che desidera avere una cappella a Massabiel. Quale signora? Quella che mi appare a Massabiel. La conosci tu? Ti ha detto il suo nome? Gliel'ho chiesto, ma non me lo ha detto. Allora, riferisci alla tua bella signora che il curato di Lourdes non ha l'abitudine di trattare con persone che non conosce. Se si crede in diritto di avere una cappella, dica prima il suo nome. E adesso vai, Bernadette. Vorreste dirmi il vostro nome? Vado a dire ai sacerdoti di far costruire qui una cappella e che si venga in processione. Insomma, Bernadette, cosa vieni di nuovo a raccontarmi? La signora vuole che si costruisca una cappella alla grotta di Massabiel e che si facciano processioni. Buona anche questa. E non sa la tua signora che il parroco di Lourdes non ha autorità di indire processioni? È dal vescovo di Tarbes che doveva mandarti. Ad ogni modo, dirai chiaro alla tua signora che se ha diritto di pretendere tali cose, lo dimostri facendo fiorire il rosaio secco che le sta sotto i piedi. Il rosaio di Massabiel non fiorì, ma... Cosa fai, Luigi? Mi bagno l'occhio malato con l'acqua che ho preso alla sorgente di Massabiel. E cosa speri? Il tuo occhio è stato ferito gravemente da una scheggia di pietra. I dottori ti hanno detto che da quell'occhio non ci vedrai mai più. Ma io adesso... Adesso ci vedo! Ci vedo anche da quest'occhio! Dottore, dottore, il mio occhio è guarito. No, è impossibile, Luigi. Invece sì, dottor Dosù. Allora ti copro l'occhio sano e tu prova a leggere con l'occhio ferito cosa ho scritto su questo foglio di carta. Avete scritto
tu non potrai mai vedere, perché sei affetto da una amaurosi incurabile. Ma io ci vedo! Ci vedo! Mi ha guarito l'acqua della grotta! Non vi pare un miracolo? Terminata la quindicina, Bernadette tornò ancora per qualche giorno alla grotta, ma non vide più la bella signora. La grotta restava vuota e il cuore della fanciulla era colmo di infinita tristezza. La sera del 24 marzo 1858, prima di coricarsi, Bernadette sentì di nuovo l'irresistibile richiamo. All'alba, eccola inginocchiata a Massabielle. La signora è là, come ad attenderla, dolcissima e sorridente. Signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete? Signora, volete avere la bontà di dirmi chi siete? Signora, vi prego, volete avere la bontà di dirmi chi siete? Io sono l'Immacolata Concezione. Dopo quelle parole, la bella signora disparve. Bernadette non comprese il significato di quanto aveva sentito, ma il parroco a cui le riferì restò profondamente turbato e tutto il popolo, appena le conobbe, esultò di gioia. Quel nome confermò con un'eco alta e squillante la definizione dogmatica avvenuta 4 anni prima. Il 25 marzo il prefetto ordinò di sottoporre Bernadette ad un esame medico. Si voleva farla dichiarare pazza e quindi ricoverarla in manicomio. No, questa fanciulla è assolutamente normale. Le permisero di continuare a frequentare la grotta, ma le posero a fianco dei gendarmi con l'apparente incarico di tutelare l'ordine. In realtà si cercavano pretesti per intervenire e chiudere per sempre la grotta. Molte persone ostili ebbero l'occasione di assistere a fatti così sorprendenti che a poco furono conquistati alla verità delle apparizioni. Il 7 aprile, mentre Bernadette pregava nell'estasi, la fiamma del cero che teneva nella mano sinistra le lambiva la mano destra senza procurarle il minimo dolore. Io, farmacista Senac di Tarbes, dopo aver analizzato per ordine delle autorità l'acqua della grotta di Massabielle, contrariamente a quanto dichiarato il mio collega Latour Ditry, che pretende di vedere in quest'acqua degli elementi chimici che le conferirebbero qualità terapeutiche, dichiaro senza tema d'essere smentito che l'acqua della grotta di Massabielle non ha alcuna particolare qualità curativa. Io, prefetto del dipartimento, a sensi di un articolo del codice che dice: a nessuno è permesso di aprire luoghi di culto, oratori o cappelle senza il consenso dell'autorità civile ed ecclesiastica, ordino che siano sequestrati tutti gli oggetti religiosi che ornano la grotta di Massabielle. Sarà bene fare l'operazione di notte, per non incontrare resistenza da parte della popolazione. Qualche giorno dopo, la grotta fu chiusa da una palizzata e vi furono messe delle sentinelle a guardia giorno e notte. Questo è un sabruto! La grotta di Massabielle non fa male a nessuno. Anzi, ha già fatto guarire tante persone. Abbasso il prefetto! Sì, vogliamo abbasso. Che la grotta sia riaperta! Sì, non capisco perché. Riaprite la grotta! Il giorno 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, Bernadette si portò oltre il Gav per vedere da lontano la grotta chiusa dallo steccato. Eccola! Ci sorride! Ci saluta! Non ho mai visto la signora così bella! Abbattono la palizzata della grotta! L'ha voluto l'imperatore Napoleone III! Si dice che la Madonna abbia guarito suo figlio.
Si sa che ha scritto al prefetto del dipartimento ordinandogli di non immischiarsi negli affari di Massa Vieri. Ma l'importante è che la grotta sia di nuovo aperta a tutti. Sì, l'importante è questo. Non devono chiudere. Il primo atto ufficiale di pubblico ossequio alla Vergine della Grotta fu compiuto il 5 ottobre da parte della popolazione di Lourdes, guidata dal proprio sindaco. La chiesa andò più lenta nel pronunciarsi sui fatti di Lourdes. Non li combatté, ma li studiò attentamente. Dopo 4 lunghi anni, durante i quali furono vagliati fatti, testimonianze e ogni particolare, il vescovo di Tarbes solennemente dichiarò: noi giudichiamo essere realmente comparsa la Immacolata Maria, Madre di Dio, a Bernadette Soubirous l'11 febbraio 1858 e i giorni seguenti per ben 18 volte alla grotta di Massabielle presso Lourdes. E questa apparizione ha tutti i caratteri della verità, perciò i fedeli la possono tenere per certa. Bernadette, io vi ho fatto chiamare perché desidero che guardiate la statua che sarà collocata nella grotta. Che cosa ve ne pare? La vostra statua è bella, bellissima. Ma non è lei. C'è differenza come tra la terra e il cielo. Ben presto cominciarono i lavori per innalzare la cappella richiesta dalla Vergine sul luogo delle apparizioni. Nel 1866 fu inaugurata la cripta e poco dopo sorse su di essa il grandioso santuario, le cui guglie indicano lo slancio delle anime verso il cielo. In seguito si aggiunsero i grandi complessi della Basilica del Rosario e della Basilica Sotterranea. Fin dai primi tempi, folle di pellegrini accorsero da tutto il mondo. Portavano i loro cari malati nella speranza di ottenere dalla Madonna la guarigione del corpo e soprattutto il conforto e la pace dell'anima. Bernadette restò l'umile fanciulla di sempre. La Vergine ha scelto me perché sono una povera ignorantona. E tu, fratellino, devi restituire a quei signori la moneta che ti hanno dato. Sì, perché la Madonna è apparsa a Lourdes per mostrare a tutti la via del cielo. Non perché noi diventassimo ricchi. Bernadette, la Madonna ha promesso di portarti in paradiso? Mi ha detto che sarò felice nell'altra vita, non in questa. Qui devo fare molta penitenza, molti sacrifici per i peccatori. Vedete, Bernadette, il vostro parroco vi ha mandato nel nostro ospizio come interna per sottrarvi alla curiosità dei pellegrini e dei forestieri. Ma purtroppo anche qui la gente vuole vedervi. Avvicinatevi alla cancellata. Dietro queste sbarre mi sembra di essere mostrata al pubblico come si fa con le bestie rare. Addio, cara grotta di Massabielle. La voce che un tempo mi chiamava a te ora mi invita a farmi santa, perfetta. Diventerò suora. Addio, grotta. Eri il mio paradiso. Bernadette giunse a Nevers, nel nord della Francia, il 7 luglio 1866. Le suore l'accolsero nella loro casa madre come una novizia qualunque. Ma nella cronaca della casa si legge così: finalmente i nostri voti sono esauditi. Bernadette è con noi. Ella è ben tale come la fama ce l'aveva descritta, umile nel suo trionfo, semplice e modesta in mezzo a tutte le manifestazioni che hanno servito ad esaltarla. Sorridente e felice, benché la malattia distrugga poco a poco il suo corpo fragile e delicato. Questo è il suggello della santità, sempre la sofferenza accanto alle celesti gioie. Alcuni giorni dopo il suo arrivo, per appagare la curiosità delle suore e delle novizie, le fu richiesto di fare davanti alla comunità il racconto completo delle apparizioni. Lo fece con la solita semplicità ed esattezza. Forse qualcuna di voi si chiederà perché la Madonna ha scelto proprio me.
perché a Lourdes non c'era persona più meschina e ignorante di me. Il 3 ottobre 1867 Bernadette emise i voti nelle mani del vescovo di Nevers. Divenne così Suor Maria Bernarda. Suor Maria Bernarda è una buona nulla, perciò la terremo qui con noi ad aiutare la suora infermiera. Così decise la madre generale. Suor Maria Bernarda, buona a nulla, fu un'infermiera modello. Calma, dolce, paziente, piena di sollecitudini materne e di squisite delicatezze, divenne l'angelo di ogni consorella ammalata. Iddio compiva in lei cose meravigliose, trasformando la rozza fanciulla in una creatura eletta, adorna di tutte le virtù. E a volte, attraverso lei, operava prodigi a conferma della sua santità. Suor Maria Bernarda, riportate quel bambino da sua madre. Ma fate attenzione, non può camminare. Ora cammina. Il mio bimbo cammina. Suor Bernarda, cosa gli avete fatto? È un miracolo, è un miracolo! I mali che l'affliggevano fin da bambina si aggravarono e fu costretta a letto. Soffro e prego, non potendo fare altro. Ma mi sembra di non soffrire abbastanza. Penitenza, penitenza, penitenza. Pomeriggio del 16 aprile 1879. Suor Maria Bernarda, pregate con noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice. Povera peccatrice. Suor Maria Bernarda, Bernadette Subirù, reclinò il capo e spirò con il sorriso sulle labbra. Certo, la dolcissima, bella signora dovette venire personalmente a ricevere la sua bambina per condurla in cielo. E ancora oggi la piccola santa è là, nella chiesetta del convento di Saint-Gillard a Nevers, a riflettere sulla terra come specchio fedele il sorriso del cielo. A Nevers, le folle che pellegrinano a Lourdes sostano in preghiera per impetrare da Bernadette la grazia di giungere alla grotta di Massabielle con l'animo disposto a ricevere i celesti favori che la Vergine Immacolata dispensa. Dalla piccola urna posta appena dietro la porta della chiesa, Bernadette sembra ancora dire: io sono come l'umile scopa che dopo l'uso si ripone in un canto dietro la porta, dove è contenta di restare ignorata. A Lourdes attende colei che è madre di tutti. Colei che è scesa coi suoi piedi nudi a sfiorare la terra, non per una visita di passaggio, ma per restare sempre tra noi. Per raccogliere tutto ciò che è dolore umano, speranza, preghiera. Perché ogni umana miseria si incontri con l'infinita misericordia di Dio.